Prima nella nostra anteprima hanno un po' litigato le ospiti, c'è già stata qualche reazione del pubblico. Allora saluto Diana De Marchi del Partito Democratico, buonasera. Ivan Rota dell'Italia dei Valori, buonasera. buonasera Silvia Sardone di Forza Italia e Angelo Ciocca della Lega Nord con me Giancarlo buonasera. Bassetti. E poi ripeteremo questi dati, però insomma un paio di mail. Fatela stare zitta, anche la demenza ha un limite, scrive Elio 25 non so a chi si riferisse, e Samfire, non si capisce niente. Vi sovrapponete, quindi cercate di non sovrapporvi. Ci hai portato i numeri della vergogna che abbiamo visto prima e riepiloghiamo velocemente: l'11,3% le famiglie in difficoltà a marzo 2012, il 19,6% le famiglie in difficoltà a settembre 2015, quindi un aumento vorticoso delle famiglie che non ce la fanno: 4 su 10 pensionati che percepiscono meno di 1.000 euro al mese, 3.000 euro in meno all'anno per i nuovi pensionati, e 75 anni l'età in cui forse andranno in pensione i nostri trentenni, uno che adesso ha 30 anni probabilmente andrà probabilmente in pensione a 75 anni, roba da ammazzarsi subito o da cambiare, non è una roba bella, è brutto sì. dire roba da ammazzarsi subito, ma pensare che uno di 30 anni adesso se trova un lavoro forse andrà in pensione a 75 anni è devastante. Eh, questo paese che ha partorito bei pensionati e quant'altro. Sì. Un po' di articoli che ci hai portato dai giornali ci danno il quadro del paese, che sono poi questi numeri qua: sono eh, situazioni, eh, insomma, qua è il giornale. Altro che autonomi evasori, ora sono loro i nuovi poveri. Uno su quattro degli autonomi. Guadagna meno di 9.500 euro all'anno i dati della CGA di Mestre, poi in mezzo c'è anche qualche furbo, ma tant'è. Andiamo avanti con gli articoli, Misera Italia, il fatto quotidiano. 1 su 4 ancora a rischio povertà. Il 28,3% è prossimo all'indigenza o all'esclusione sociale. Sempre più famiglie lavorano pochi mesi all'anno e ancora, e ancora oltre un milione in povertà assoluta. Insomma il dramma è questo qui. Un paese povero, un paese che non ce la fa ad andare avanti. Allora, Rota, che dire a queste persone, molte delle quali seguono la televisione per sentire il verbo eh, dei politici e poi sentono una serie di cagate Povetti. pazzesche, perché molti, molto spesso i politici, non voi, ma i politici vanno in televisione, sparano una serie di cagate pazzesche e la gente è ancora più arrabbiata di prima. Poveri e poi ce l'hanno in quel posto lì, perché aspettano di sentire delle robe belle, delle robe di speranza e sentono quattro scemi che litigano. Allora, è questo il... Al... Il verbo purtroppo non ce l'ha nessuno, tantomeno i politici e soprattutto i politici che vengono a mettere la faccia nelle trasmissioni, probabilmente quelli che hanno potere decisionale hanno altri contenitori e non vengono mica sicuramente qui certo. a, a rispondere anche alle domande dei telespettatori. I dati parlano chiaro, sono dei dati drammatici, sono dei dati che parlano di un paese dove ci sono tante persone che sono in enorme difficoltà. Sono dei problemi creati nel passato molti perché quando noi parliamo di una difficoltà a pagare le pensioni oggi e ai giovani che verranno è perché qualcuno li sta percependo perché le baby pensioni che non sono solo quelle dei politici, eh, quindi qui c'è la vergogna di politici, abbiamo visto nelle sue trasmissioni Poletti, politici che hanno preso tanti di quei soldi magari facendo una settimana o un mese di parlamentare che stanno ancora beneficiando di quei non contributi versati ma al contempo ci sono tante persone normali che magari oggi si indignano. E parlano della politica che stanno percependo da quando hanno 38 anni la pensione ed è chiaro che poi diventa un problema quindi dei dati e chiudo Poletti forse la cosa che mi, e non voglio essere adesso preso a, a sberle da qualcuno che ascolta la cosa che mi preoccupa meno è il fatto che i giovani di oggi dovranno lavorare un po' di più perché probabilmente Me lo dica nel... i giovani di no, oggi l'importante so, è che abbiano il lavoro, io mi preoccupo non che dovranno lavorare più de, 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 di chi va in pensione oggi, ma che abbiano un lavoro subito da oggi per poter costruire la pensione, perché magari l'aspettativa di vita nel 2050 sarà di 110 anni, e quindi è chiaro che c'è lavoro da trovare, bisogna trovare il lavoro. Oggi, Beh, però eh. le, le certo. spiego una differenza eh, che lei sa benissimo, però la, la spiego a quelli che dicono queste cose qua. Allora, lavorare in ufficio fino a 75 anni... È diverso. Perché... È frustrante tutto quanto? Beh, è diverso che lavorare in catena di montaggio, lavorare in una fabbrica, cantiere, lavorare certo, al freddo, certo. lavorare in un cantiere, certo. cioè la gente muore, certo. muore anche prima, ciocca. Ma i dati che Roberto lei ha detto sono dati che dimostrano che questo è un paese non normale, cioè io se penso che una persona debba lavorare 45 anni, versare qualcosa come 400 mila euro di contributi e poi a 75 anni non so quanta pensione potrà prendere, quindi ha dato allo Stato 400 mila euro. Lo Stato deve occuparsi della sua vecchiaia. Io non so quanta vecchiaia lo Stato sarà in grado di, di dare con quei 400 mila euro di contributi che ha sottratto. Quindi è sicuramente un paese non normale il nostro: è non normale in tanti aspetti, è diventato anche non normale sotto l'aspetto pensionistico. Prima era non normale perché era troppo da una parte, cioè si andava in pensione dopo 18, 18 anni, adesso si va in pensione dopo 45 anni. Cioè quindi capite che. È un, paese, è un paese folle. Saluto un'altra ospite che ci ha raggiunto da Roma, l'onorevole Dorina Bianchi del nuovo centrodestra. Buonasera onorevole, ben arrivata. Allora, l'onorevole Bianchi ha scritto quest a tutti, questo libro che vi faccio vedere, vi faccio vedere la copertina sud l'altra faccia della medaglia, il mezzogiorno che ce la fa. Prefazione di Oscar Farinetti, rubettino. Editore, Sud, l'altra faccia della medaglia che ha presentato oggi in un'occasione molto partecipata a Roma e vediamo anche qualche immagine, che cosa vuol dire il Mezzogiorno che ce la fa? Dove l'ha trovato sto Mezzogiorno che ce la fa, onorevole Bianchi? All'interno del libro il racconto di 23 eccellenze che sono una realtà del, del mezzogiorno e, e queste tre, 23 eccellenze sono del, degli imprenditori, dei giovani che hanno creato innovazione, che hanno creato i posti di lavoro, che non si sono fatti scoraggiare da quelli che sono gli aspetti eh, negativi oggettivamente che sono al sud. E il descrivo è un mezzogiorno che vorrei fosse il mezzogiorno ah, ecco, e gli quindi, imprenditori quindi sono diciamo che oggi degli eroi l'ha presentato oggi anche alla presenza del ministro Boschi abbiamo visto anche qualche immagine della presentazione però insomma lei dà un messaggio in positivo prendendo il poco di buono ma che quel poco è tanta eccellenza per dire al paese Paese prendi esempio che ce la puoi fare è questo vero anche se, eh, anche se... No, guardi, non è poco, eh? Non è poco. È, è tanto? Non è abbastanza, però, onorevole, dai. Non è abbastanza, però è un punto di partenza. Io vorrei che del Sud si parlasse non soltanto per quello che sono la mala sanità, la, mal, la mala politica, la mala amministrazione, la criminalità, ma finalmente parlassimo anche delle cose positive. Grazie. Allora, eh, però non era d'accordo Silvia Sardone di Forza Italia che scuoteva la testa quando sentiva dare questo messaggio ottimista, perché troppo ottimista. No, no, anzi, sono contenta, ma vuol dire ci sono sempre stati io stesso e compagni di università che poi sono tornati nelle loro città e hanno provato a fare qualcosa. Però tutto questo racconto queste Bellissime esperienze che sicuramente vanno lodate e anzi ce ne fossero tante altre, poi stridono un po' quando penso che ci sono città che rimangono senza nemmeno avere l'acqua per eh, periodi lunghissimi. E allora mi sembra davvero di, non dico prendere in giro gli italiani, però insomma quando penso al sud prima di tutto io penso a quanto ci mettiamo per fare ogni volta alla Salerno del Gio Calabria all'acqua perché ci sono città che, eh, per, per cui l'acqua non è un guardi un però diritto, parlare sempre delle cose negative ci dà è un alibi che... per non fare e quindi c'è la necessità di c'è la necessità, di... La necessità di... di parlare delle cose che vanno va bene allora Ripartiamo però con l'onorevole Bianchi che si è aggiunta agli ospiti, ancora da questa tabella, ancora dalla povertà, ancora da questo paese. Mentre Renzi ha la scala, l'Italia sta nel sottoscala. Eh, va bene, ripartiamo dopo la pubblicità. È un gioco di parole, ma mica tanto. A tra poco. Eccoci qua, meno male, sempre meglio che tardi. Allora, eh, mettetemi l'altro titolo che mi piaceva di più in questa parte. Allora, no, ehm, il punto è che io avevo chiesto a un mio collaboratore, Alessandro Barcella, di fare un servizio su quelli che ero vistano nella spazzatura e tutto. Poi ho guardato questo servizio e mi ha un po'... Preoccupato perché, insomma, boh, l'ha fatto così e, e sembrava dare addosso a quelle ah, quanto guadagna e, e sembrava un po' tirar fuori la, 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 la povertà della gente. No? E poi ho pensato uh, se mandarlo in onda o meno, perché qualcuno di questi piangeva e tutto. Poi l'ho fatto vedere a un mio collaboratore di cui mi fido, gli ho detto: Ma tu manderesti in onda una roba così. Lui mi ha detto di sì perché dice: piangono. Eh, magari li ha un po' incalzati, piangono, eh, però è la realtà. Questi, davvero, se gli chiedi che stai facendo, ti piangono. E quindi, un po' il giornalista ha fatto quello che fa. Magari io o te, se incontriamo qualcuno che ero vista tra i rifiuti, poi quello si mette a piangere. Niente di che, ma mi ero fatto sto scrupolo io. Invece, siccome è la realtà, allora però... lo mandiamo in onda, lo vediamo e poi lo commentiamo. Cosa prende? Viene a prendere frutta? Questa cosa Qualcosa, quello che trovo, perché invece che lo buttano, se lo portano, me lo prendo. Ma lei lavora? No, lavora. Esodati non più in grado di trovare un impiego alla soglia dei 60, vedovi e vedove senza alcun familiare, abbandonati a se stessi, pensionati con la minima e dal frigo vuoto e dalle abitazioni spesso senza riscaldamento. Sono l'esercito dei nuovi poveri, di quanti faticano a mettere insieme il pranzo con la cena, gente costretta ad una vita fatta di cibo elemosinato o sottratto dai cassonetti della spazzatura. Le incontriamo un sabato mattina, attendono che gli ambulanti chiudano le proprie bancarelle per versarsi furtivi sulle casse di frutta e verdura abbandonate per terra. Posso chiedere quanto guadagna di pensione, o se ha una pensione? Che è una pensione sociale. Di quanto? La minima? 400. Sì. 400 euro al mese. Quindi non riesce ovviamente eh a fare la no. spesa. Lei paga un affitto? Eh sì, sono in pensione. È da solo? È da solo. Cosa, eh. cosa ha preso? Cosa ha preso? Niente, Un due po' cose, di frutta. Due cose. Certo. È difficile vivere con la sua pensione, eh? Arrivederci. E mangiabile, si può salvare. Cioè questo si può... si può... Tutto, ancora tutto. commestibile. Posso no, no, no. mangiare pure io questo? non ho bisogno quindi vengono gli anziani a prendere no, questo è, è, è tutto da mangiare mm. volendo se fanno sì questo si può mangiare questo è un po' giallo si butta via questo qui è tutto da mangiare cosa prende? viene a prendere frutta? Qualcosa, quello che trovo perché invece che lo butti se lo porti me lo prende ma lei lavora no lavora per... quando lavorava non veniva e paga un affitto però eh, devo pagare quindi fa fatica a fare la spesa? E ogni tanto sì Ha dei figli? Vive da sola ho dei figli? Eh ce l'ho qui Studiano, lavorano? Eh sono piccoli ancora Sono piccoli? Sì sì, sì. Grazie Grazie signore, auguri Grazie. Le chiedono magari il frutto o magari le raccontano? No, si lasciano no. andare e le raccontano qualcosa? Io lavoro... no, nessuno parla Nessuno parla? Nessuno si avvicina a chiedere quindi aspettano ciò che è abbandonato eh, è proprio che passano lì di dietro e guardano certo dietro dietro il banco io prendo eh, di pensione prendo 645 al mese sì. e perciò pagare le spese cose quanto vale, paga di affitto? 550 550 e come fa ad andare avanti con quello che le avanza? Venendo qui al mercato? Lo vede. Cosa ha preso? Beh, c'è i signori che mi, mi aiutano. Posso solo vedere eh, non la, no. no, non la faccia signore, non la no. riprendi la faccia. La frutta, Allora, c'è i signori che mi aiutano, e lo sticciere, guardi, se baglia lo dice. Sì, 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 sì. Cioè, dica. Cosa? E le, quello del formaggio anche mi scusi. No, 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 ma capisco signore. Ma lei, lei da sola? Vive da sola? Eh? Non si preoccupi non si preoccupi, Vive da sola è vedova? eh? Ma lei è aiutata da qualcuno? Ha qualche nipote? No, no. no non c'è nessuno. Quindi le avanzano neanche 100 euro al mese da, dalla pensione una volta che ha pagato l'affitto e quindi deve per forza venire, venire qui? No Certo Viene tutti i giorni? No Il sabato? Una volta sola qua sabato Perché non mi conosco. Certo Lei è di Milano signore? È nata a Milano? È nata a Milano? No, qui periferia sì, Ma comunque Lombardia Lei è nata qui in Lombardia? Sempre Lombardia Remarchi, sono i vecchi che hanno fatto, per, per modo di dire, sono i vecchi che hanno fatto grande l'Italia con. avevo chiesto delle immagini, grazie, con i loro sacrifici eh, e ce l'hanno in quel posto. Che, con che coraggio parlare a questa gente? Ma, eh, intanto per, con poco coraggio, nel senso che la situazione è assolutamente... Terribile, letta così, e visto quello che succede. Quindi, certo, difficile trovare le parole, però bisogna intervenire. Allora, quello che mi viene da dire è come si è cercato di intervenire. E il Comune di Milano per esempio ha fatto un bando, ha messo a sostegno un reddito di sostegno per chi aveva un ISEE sotto i 6 euro, ha cercato nelle risorse che aveva di andare incontro a esigenze proprio di riscatto sociale per situazioni di grande povertà. E il Governo nell'ultima legge di stabilità ha introdotto 600 milioni di euro di contrasto alla povertà che sicuramente non sono sufficienti, Renzi stesso dice che Ma arriveranno a miliardi. Ma questa signora che questa noi abbiamo signora... torchiato e piange furgando tra i rifiuti... Allora, a sentire sta roba che è solo sulla carta gli ma non è sulla carta, io non so dove abita la signora ma se che, fosse che, una signora del comune di Milano e nei cosa comuni dove abita si cosa deve rivolgere all'amministrazione allora nell'immediato che cosa il... si può fare? nell'immediato posso andare scusi. io allora, non si può dire a uno rivolgiti all'amministrazione certo la prima può, cosa perché che uno fa l'amministrazione ha il dovere eh, di occuparsi nota. dei suoi cittadini. Io l'esempio che ho è quello del Comune di Milano perché è quello che conosco, dove con Pronto, i soldi che c'erano No, ma si può dire rivolgiti all'amministrazione. E cosa vuoi fare? Abbiamo il pane quotidiano, abbiamo tutte le ma al ma ma Sono situazioni di emergenza dove vanno purtroppo drammaticamente okay. in fila. L'amministrazione deve intervenire, sì, cosa vabbè, vuoi fare? Vabbè, cioè vabbè, mi sembra vabbè, inevitabile L'amministrazione non diventa... ha la coda! No, Come non hai allora c'è la coda. È, eh, la non fila... la coda di paglia, la no. coda di, di gente. Se ci sarà la coda di persone che purtroppo hanno questo tipo di problemi, certo. e chiaramente una modalità, è quella, ed è drammatica no? vedere un filmato dove ci sono delle persone anziane che devono andare a rovistare per trovare un po' di insalata, qualche scarto per poter mangiare. È chiaro che è devastante da un punto di vista emotivo a vedere questa roba certo. qua. Qual è il ruolo della politica, dell'amministrazione? Di fare delle leggi e di fare in modo che eh, queste persone abbiano un aiuto. È chiaro che non può però andare a prenderle man mano lì al mercato. Io credo che abbia ragione Ademarchi quando dice eh, devono rivolgersi all'amministrazione perché quell'ente, dopo che è stata fatta la norma, la legge, è, è chiaro che deve erogare un aiuto. Vabbè, ma li, bisogna manda, li, in quel mandano, posto. li mandano li ai andarsi. comuni, comuni ai quali lo Stato ha tolto anche questo le è, mutande. Però gioca. Roberto, che nel momento in cui il governo Renzi taglia i trasferimenti ai comuni, i comuni oggi hanno difficoltà a garantire. Le risposte di prima necessità non riescono assolutamente ad arrivare a dare queste risposte. A pochi giorni da Natale, io penso che eh, non si può ipotizzare che il cittadino che è in difficoltà deve andare a cercare l'aiuto. Siamo nel 2016 oramai, se un governo fosse serio, è in grado lui di trovare i cittadini che hanno un reale bisogno. Ma che cosa perché significa? quel signore. Guarda, è molto semplice, quel perché... signore, quel è signore che. Roberto, senza grande fatica, ha intercettato con un bellissimo servizio. Ha detto: Io prendo la sociale, prendo 400 euro. Allora non ci vuole un laureato in economia e commercio per capire che con 400 euro quel signore lì è solo destinato a ruspare nei cassonetti. Con 400 euro un governo normale. Direbbe devo agire. Infatti, il governo normale direbbe devo agire. Il primo 400 che euro non devo aspettare sulla che povertà. quel signore eh. suona il campanello quando... di qualche comune e cerca il clientelismo politico Ma perché clientelismo? così poi deve dire grazie. Noi qualcuno. a differenza vostra quel clientelismo meccanismo non ne facciamo. Quel ci sono regolari. Mecc... Ma scusate, è molto semplice. 400 panno. euro a un e cittadino ci italiano. Aiutando. Esistono che prende la sociale, De Marchi, ma dai, no? ma dove, non lo sovrapporti, ma in una cosa stai? seria. Vabbè, ma ho capito, Quanto spende lo Stato italiano Stefano per il Fandone. clandestino? Quanto spende? Ah, 1000 allora. euro? Eh, allora allora dobbiamo clandestino, clandestino, vi preoccupate. Sì, che ah, del io. clandestino no, vi preoccupate? Certo. Il cittadino che prende 400 ma cosa stai dicendo? euro di sociale ma cosa ma di chi parli? Di te deve venire a suonare il campanello. Questa è, è la vostra impostazione. Ma quando mai? Perché il gli assistenti sociali ma non sai Marchi, che esistono. De Marchi, De No, ma voglio dire, cioè, se si concreto. possono raccontare il delle... cose. Il clandestino pandone. lo vai a prendere, lo porti in Italia e gli ah, dai... 1000 euro di assistenza al mese vai a il, il, il cittadino italiano, tole italiano tole che prende tole 400 euro che ci deve suonare il campanello no, già comune che comune di Milano per parlare solo per per di migrazione e non avere un progetto politico Vabbè. una cosa Vabbè, chi sensata chi che fa un governo ci sta che fa un giudica, ma cosa state raccontando ci sta guardando ti giudica senza e giudicherà un governo che ha messo 600 milioni cosa che voi non avete fatto i poveri c'erano già per la clandestinità Giocca. Chi ci sta guardando sì, sa benissimo veramente. che queste cose accadevano anche fino a qualche anno fa, quando c'era anche la Lega al governo. Scusi, quando la pensione minima 500, 500, e non era 500.000, 500. La Maroni l'aveva portata a 1000 euro. Quando è arrivato il signor Prodi? ma al minimo era 500 e scusami eh, scusa, hai sufficienti capelli bianchi non per non cadere anche tu dai, del gioco, nel seri. gioco di quei politici Bergoglio. che fanno quando c'era il governo Tot, quando c'era il no, governo eh, no, no, lui Ma lui tu lo devi lo anche... Non so del, 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 del governo Berlusconi, dai, che problema, del Monti, dell'Etta, di questa gente, gente non è ne parlano. Eh dai, sul Letta La povertà col governo Monti, col governo Letta e col governo Renzi è aumentata. Questo è il dato di fatto. Perfetto, no? no? eh, un attimo. Onorevole Bianchi, prego. Abbiamo i dati. Si inserisca anche lei in questa insieme di belle cose. No, belle. Eh, no, davanti a queste immagini non c'è dubbio che qualsiasi governo non fa abbastanza. No, ecco. però eh, anche la Caritas ci dice chiaramente che il governo eh, Renzi deve fare di più, ma sicuramente ha fatto più degli altri governi. parole noi oggi stiamo discutendo linee, la legge di stabilità in Commissione bilancio linee. della Camera. Ci sono 800 milioni rispetto a prima sul, sulle politiche sociali, sul fondo della non autosufficienza e sul fondo degli assili nido. E tra l'altro sugli assegni, soprattutto la social card, noi abbiamo messo 200 milioni che prima non c'erano. Quindi in questa legge di stabilità sicuramente i soldi aumentano. Sardone no, eh, dire, dire che è abbastanza ha ragione lei, probabilmente non è abbastanza. Non, no, certo. Su questo non eh, dobbiamo no, fare di più. Mi, mi piange. Ma, mi piange eh, le tutto perché, insieme non si può fare, dobbiamo onorevole. ricordare che il governo ha portato avanti delle. Sì? No, dico mi piange il cuore perché anche tante sento persone. sento male, però mi dica. Tante persone che sono arrivate dal sud eh, hanno fatto per lavorare, hanno fatto una vita di lavoro qui. Hanno cresciuto famiglia, hanno fatto studiare i figli, hanno contribuito alla crescita del paese. Si ritrovano anche loro, dopo una vita di stenti, a rovistare tra i rifiuti e sono tantissimi. E mi piange il cuore, come mi piange il cuore per chiunque rovisti tra i rifiuti, perché non se lo merita dopo una vita di lavoro, capisce? E questo... Lei ha ragione su questo. Le, lei ha ragione e io sono d'accordo con lei. Però questo si risolve anche e soprattutto creando nuovi posti di lavoro e il governo da questo punto di vista sta lavorando perché ridurre il prezzo del lavoro appunto per gli imprenditori dà la possibilità di assumere più giovani e più persone, quindi la disoccupazione che diminuisce è una risposta in qualche modo a questo. Sardone che testeggia continuamente. No, magari bastasse un decreto per aumentare l'occupazione, eh, diciamo che a quel punto sarebbe molto più facile eh, governare. Poi ahimè non è così, tant'è che la disoccupazione. È un record storico, però a, al di là di quello abbiamo visto delle immagini drammatiche. Queste persone, per me, eh, per È insomma, la fa, politica vicino ai Sardone. cittadini, sa che sono persone che si sono, sono già rivolti al comune, che hanno già tentato mille volte di cercare di tirar su qualche soldo da qualche parte e che nonostante questo non ce la fanno. Non ce la fanno perché le file alle, a, fuori dal pane quotidiano, che è una mensa dei poveri, lo dico per l'onorevole che a Roma è una mensa dei poveri, e sono infinite, è una, una, una realtà veramente drammatica e che anche fa capire qual è la situazione. In questo contesto i comuni che cosa hanno fatto? Hanno aumentato le tasse perché hanno aumentato i trasporti per gli anziani, l'ATM per gli anziani l'hanno aumentata per poi diminuirla, però insomma nel dubbio hanno aumentato l'abbonamento ATM sì, sì, per, per gli anziani. Anno, ah no Come no, Anno. anzi, adesso vanno gratis. Anzi, adesso una gratis. '30 50... euro l'abbonamento mensile per gli anziani, sì, infatti, per vanno poi dopo fare.' Non è dopo fare le nove e mezza, no. però Do, certo, cioè, difficile. Per fasce, adesso, per fasce, in alcune fasce orarie, possono, possono diminuirlo, beh. però l'hanno aumentato. la tredicesima degli italiani, non lo dico io ma lo dice Feder Consumatori l'85% della tredicesima andrà in tasse e bollette per chi ha la tredicesima quindi comunque vuol dire che in un contesto in cui la gente non arriva alla fine del mese il governo, continua ad il governo Renzi continua a, a, a aumentare le tasse e la pressione fiscale è altissima guardi è l'unico governo che sta abbassando le tasse non è sufficiente su questo sono d'accordo con lei ma sicuramente è uno dei pochi governi che sta abbassando le tasse No, su questo non c'è dubbio, può dire, comunque, che può, può che, dire tutte guardi, le stupidaggini che vuole. Io dico, io io dico la tassazione generale, perché è normale che se il governo a livello centrale, che cosa fa? dice vabbè, io, 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 io tolgo Limu, per esempio, eh, la, la tassa sulla prima casa, finalmente ci è arrivato anche Renzi. dopo che Guardi, Penali, anche sull'IMU Limu dice, è ma dice, compensato bene, perché viene, viene fiscale, restituito ai comuni quello che viene tolto. I comuni sono stabilità ad aumentare le tasse locali e al al cittadino finale, al cittadino eh no, interessa quello che paga alla fine, altrimenti mi dovete dire com'è possibile perché che questo Feder questo Consumatori, e non la Sardone ma Feder Consumatori, dica che l'85% della tredicesima degli italiani vada in tasse e bollette. Onorevole Bianchi, breve replica, perché la si pubblicità. Si che ma ma guardi, ma guardi che, italiane, che le tasse no? in Italia Sardone, vanno però. ulteriormente abbassate, lei è... Sono d'accordo con lei, ma che patti questo governo per la prima volta lo abbassa le tasse è una realtà. Dopodiché sono sempre troppo alte, su questo posso essere d'accordo con lei. Ci dobbiamo impegnare a abbassarle ulteriormente. Pubblicità ma questo tra dipende poco, da una serie pubblicità. di cose, non è che è così semplice come lei pensa. Pubblicità tra poco. Amica? Abbiate pazienza, e eh, tra poco riapro i telefoni e, e, anzi, guarda, li riapro subito voglio sapere chi è. Buonasera. È in diretta senza filtri. Come si chiama? Io mi chiamo Angelo, chiamo da Pero, Milano. Angelo, cosa l'ha spinta a fare il numero a chiamare? Senta, perché sto guardando la trasmissione che dice che hanno tolto hanno tolto la, 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 la tassa alla prima casa no? Sì. e aveva detto Renzi che ai comuni non dovrebbero aumentare le altre tasse, tipo sì. la seconda casa. Sì. Mentre a me, io sono, sono nativo di Ostuni e ho la casa Ostuni. Quella sì. lì, la casa di Ostuni, hanno aumentato. La tassa pagavo l'uno per mille l'hanno portato il doppio. E mentre lì, mi che, mentre lì, mi che pagavo. Di 7,60 l'hanno portato all'8,6 va bene però sa che entra in vigore dal prossimo anno il provvedimento quindi le sorprese per lei mi sa che non sono finite no ma vuole tenere presente questa cosa che è inoltre che dice che tira via le tasse Renzi non, non tira via nessuna tassa. va bene la, la ringrazio per questa sua telefonata sempre 02386 02359 con la particolarità che passate senza filtro buonasera lei è? pronto? si sì, come si chiama? Chiamo Carlo. Carlo, dica la sua, dai. Pronto? Sì, Carlo, la sto ascoltando, è già in diretta. Sì, allora, no, volevo semplicemente dire alla signora Sardina Sardona... Sardone, Colabiena, mi scusi, Sardone, amine. non storpiate sì. i nomi. Di essere più, più educata. Ecco. Mi meraviglio che Tene Lombardia, che è una grande antenna, che mi piace, io lo seguo sempre, di invitare certe persone. Quando ma... c'è questa ragazza eh. è impossibile vedere la trasmissione. Beh. Grazie per il consiglio, però il consiglio l'ha dato lei, io la continuerò a invitare perché è, almeno, guardi, è, è maleducata sì, forte, ha ma... ragione lei, a volte. Io. Sì, sì ha ragione lei va che va è maleducata va. forte a volte, però ma... di... sì, è anche a volte è oh. anche un po' camionista, però sì, <ride> eh, mi faccia finire la frase. E' eh, maleducata forte, ma a differenza di altri del suo partito che aprono la bocca e dicono una serie di cagate, però non le capite neanche perché ci mettono anche dei paroloni, lei almeno capisco quello che dice. Allora preferisco una con i comportamenti un po' più eh, di periferia, ma, ma sostanziosa. Ah, nei, nei concetti per tirare fuori delle frasi proprio stupide, no? No, no, non dare. Delle... Guardi, da scusi, ha visto quelli del suo partito in giacca e cravatta o quelle lì tutte in taillere, composte, dritte con la schiena? belle magre col lifting e tutte queste robe qua ha visto come la prendono in giro le altre di Forza Italia mi scusi io devo difenderla Sardone le altre di Forza Italia preferisco una camionista... canonista di altre persone c'è quello della Lega c'è quello del PD c'è quello del. bene. Allora, io la ringrazio però io preferisco invitare in trasmissione persone che si capisce quello che dicono allora anche a costo di eccessi poi è giovane, avrà tempo di sedersi e di tranquillizzarsi, adesso è illusa di poter cambiare il mondo, lasciatela così, perché quelle illuse di cambiare il mondo, siano di destra che di sinistra... Mi piacciono perché forse qualcosa riescono a fare, mm -hmm. tutti gli altri vi prendono per il culo. Ho oh, difesa la Sardone, non so con che argomenti perché mi è uscito dalla bocca di ogni. però sono anch'io di periferia e quindi difendo i miei simili. Pronto? Eh, vabbè. Pronto, non è piaciuta molto. Chissà, chissà, Buonasera. Chissà se non mi avesse difeso. Sì, sì e questo è il cane del signore che forse sì, anche eh, lui si lamenta anche lui si lamenta Ma. per la confusione eh, ricordo sempre in diretta le vostre telefonate mi piace mm. confrontarmi con voi così pronto come meno però. buonasera come si chiama niente una persona Buono, poco sì. pronta vi ricordo che passate immediatamente in diretta buonasera come si chiama pronto Sì, su con la vita come si chiama mi dica Sì, pronto sì, buonasera. Davide. Davide, Davide. Davide, Davide, da dove chiama? Da Milano. Da Milano, mi dica pure. Io volevo dirle che mi ha colpito molto il servizio che avete fatto sui, sui mercati sì. e vivo una situazione simile nel mio mercato di, di Via Padova. Perché dice il mio mercato? Perché lei Perché lavora... ci vado il mercoledì mattina sì. in fondo a Via Padova, a via Vittorelli, alla fine del mercato verso la una alle due ci sono sempre due o tre signore anziane sugli 80 anni che tra i, tra i piccioni e, e i topi raccolgono, raccolgono la frutta e le conosco perché abitano di rispecchia la di realtà non, non, non sbagliavo io che dicevo forse forse non lo mando perché quella signora si era commossa troppo forse l'avevamo incalzata troppo no No, no, è, è la realtà, ma non è, non è poi l'unico mercato. Dica una roba. Ho visto la stessa cosa a Lambrate ecco, il sabato. Al di, là, al di là della realtà, mi dica una cosa, lei si sente rappresentato da qualcuno, preso in giro da qualcun altro, in chi crede? Ma io, io pensavo che, che questo sindaco che era partito uh, proprio da, da, via, da Via Padova era partito nel dire che le periferie dovevano contare di più del centro, eccetera, eccetera, abbia fallito proprio. E, a livello, cosa. e a livello nazionale? A livello no, nazionale? A livello nazionale preferisce lasciar perdere. Preferisco lasciar perdere, ecco. però mi, da milanese, insomma, cioè vedere comunque. Insomma, 6-7 anni fa c'erano gli zingari che raccoglievano, adesso ci sono delle signore di 80 anni. E lì in un mercato del Sabato Lambrato ho visto un signore di 78 anni, ci ho parlato. E insomma, quello che fate vedere è vero. Insomma. Le posso chiedere quanti anni ha? 35 anni. 35 anni, ma ha una voce un po' rassegnata o ha preso freddo? No, guardi, ecco, guardi che è una preso domanda preso molto un più tomazzo, intelligente di sono un po' <ride> che sì. La rassegnazione, vabbè, per i, per i 35 anni la, la, ne avete parlato prima per questa cosa delle pensioni, ecco, ma poi chissà quante leggi cambieranno da qui a quando andrò in, Quindi in pensione. Quindi lei sa già che non la vedrà. Ha la fortuna di avere un lavoro oppure no? Sì, questo sì, questo sì. E, è un lavoro pesante. Mi piace eh? molto vedere queste persone. È un lavoro pesante. Come? È un lavoro pesante, il mio, eh. è il lavoro con i ragazzi disabili. No, è, un è... è un lavoro pesante, è un lavoro pesante. Comunque sì, danno, danno anche delle gioie delle soddisfazioni queste, queste persone un po' speciali che credo che, che arricchiscano molto, no? Sì, 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 ma è, è un lavoro <coughs> forse psicologicamente un po' pesante, ma ma mi, mi soddisfa molto. Grazie, complimenti per la sua sensibilità. Mi piace ricevere telefonate così. Sì, sì. Allora, dopo la pubblicità continuiamo <coughs> perché eh, la De Marchi prima lamentava una cosa che è tipica della, della Lega e dei leghisti, ovvero sia, quando si parla di poveri, buttarla sempre la storia degli immigrati e dei quanti euro che costano al mese Ciocca? dato di fatto. Oggi il governo ha messo 3 miliardi di euro per gli immigrati e costano 1000 euro al mese. Quel signore che abbiamo visto prima vive con la sociale da 400 euro. Va bene, euro. ripartiamo da questo perché è un dibattito interessante, subito dopo un attimo di pubblicità. Tu vuoi dire una cosina rapida prima della pubblicità? No, aspettiamo dopo. Aspettiamo dopo. Fai così e non parlerai mai. A tra poco. <ride> Meglio non parlare. Allora onorevole Bianchi che poi ci saluta che ha un impegno ricordando il suo libro datemi la copertina per favore se qualcuno ha la possibilità ritiene lo vada ad acquistare sono ehm, dei soldi ben spesi quando si parla di, anche di cose positive. Sud l'altra faccia della medaglia il mezzogiorno che ce la fa Rubettino che è un grande editore eh, l'ha pubblicato. Eh, onorevole Bianchi eh, lei mh, parla di cose positive che ha fatto questo governo Renzi, contrastata, contraddetta dalle telefonate da queste persone qui, però parleranno i fatti. Quando questi fatti cominceranno Beh, a parlare in modo determinante? No, guardi, ehm, i fatti sono poi la disoccupazione che se anche. Eh, se anche di poco comunque diminuisce eh, e io spero poi nel il governo Renzi è un governo che incarica da un anno e qualcosa. Io io sono convinta che la manovre, le manovre e le riforme che stiamo portando avanti alla fine daranno dei risultati e ci vedremo alla fine di questa legislatura. Io, tra l'altro, eh, vi voglio l'impegno da parte vostra di partecipare a una puntata dove si parla di immigrazione, perché penso che soprattutto in questo momento eh, sia un argomento. Centrale se lei mi eh, questo governo ha molto di, da dire su questo tema. Se questa, lei mi raggiunge a Milano, e mi dispiace, stasera dover andare prima. No, ma se lei mi raggiunge a Milano, la benvenuta su un tema anche che è difficile, specie per un esponente del nuovo centrodestra Grazie. di lo questo tempo. Esatto. Grazie, Grazie e buona serata all'onorevole Dorina Bianchi. Grazie. E noi continuiamo. Allora, Ciocca diceva eh, sulla questione eh, dei poveri e poi c'è il contrasto. Con gli immigrati a cui diamo montagne di soldi, più o meno era questo, no? E la De Marchi, eh, sconsolata, che, di, che, che. allora, cosa c'è? Faccia spazio, che io sono grosso. Faccia spazio, perché non va bene quello che dice Ciocca? Perché è sempre mettere in contrapposizione situazioni che sono completamente diverse per dare segnali alle persone sì, che però, sono scusi. sbagliati. Allora, provo, allora... Io, provo io a uscire da, 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 mm. da non so che cosa. Eh, mm. Però Ciocca sta fotografando una realtà, no? Mm. Cioè la realtà di gente che non arriva a fine mese. E che vede eh, che magari il comune, perché non ha soldi, beh, gli sbatte la porta in faccia e vede persone arrivate ieri, l'altro ieri, un mese fa, star lì a godere di tanti privilegi e la gente gli gira i coglioni, come direbbe Ciocca, che non ha detto, perché è un signore. Però lo pensa Ciocca, io lo, lo traduco. Sì, sì, ok. E, e quindi lei capisce bene, lei, Poletti, proprio l'ha fotografato. Capisce che è umano. Ma allora, fatto di meglio, eh? Io okay. <ride> le, per... capisco che sia umano, ma noi non dobbiamo fare appunto una guerra tra poveri. Noi dobbiamo lavorare perché per entrare. Uno le situazioni che ha lavorato tutta inter... la vita, non arriva a fine mese, vede che è arrivato uno l'altro ieri. Io capisco, eh... Mm. eh, eh. Quell quello che è arrivato l'altro ieri, intanto capiamo da dove è arrivato, perché è arrivato, ma chi me ne frega? Io so devo fregare mia, perché siamo so Sono a casa mia, non arrivo a fine mese, vado a rivistare tra i rifiuti. Arriva un altro e gli diamo tutto quel cazzo di cui ha bisogno e mi girano dobbiamo? i coglioni, direbbe Ciocca. E io mi sono permesso di, 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 tradurre, di tradurre con, esatto. io la con i testi la avevo, di Silvia Sardone. Eh, esatto, eh, esatto. Non la non l'avevo la capito, sembravano parole mie, sono in realtà <ride> completamente diverse. Ma Noi infatti, l'altra sera, Sardone, quando abbiamo partecipato sì. alla gara di Rutti che ho vinto sì, io. Sì. E tu ti sei classificata a seconda. L'altra sera alla gara di Rutti parlavamo proprio di questo. Ma, sì. ma sia io che la Sardone ci sì. vantiamo di venire dalle periferie e di parlare terra a terra perché almeno capite quello che diciamo. Adesso sto cercando di fare un'operazione culturale e di fare in modo che anche la De Marchi possa dire una cosa che voi da casa potete capire. Oh, vediamo. Adesso ho abbassato il livello e ci proviamo. Forza. Allora, ripeto, è chiaro che bisogna intervenire anche per le persone che vanno a frugare. Nei mercati ed è quello che abbiamo spiegato fino a poco tempo fa che si fa mettendo 600 milioni di euro contro le povertà, cercando di far trovare lavoro ai giovani, cioè lavorando su più livelli. E questi sono gli interventi che un governo può fare, un'amministrazione può mettere soldi sul welfare togliendoli da altre parti di bilancio, perché è questo quello che è successo per esempio a Milano. E il tema invece dell'immigrazione è un altro ma secondo lei la Io Lega non posso dire, che cresce Lega, nei sondaggi ma... prende tutti e cresce nei sondaggi mm. a danno anche vostro Prende tutti questi voti perché ha delle belle facce e Salvini è un figo pazzesco? O perché dice delle cose che la gente.? No, perché mette capisce. in contrapposizione situazioni che non sono invece da contrapporre? Perché parliamo sono di. Sono persone... ignoranti quelli che votano la Lega? No, io non dico che sono ignoranti. Sono è legittima che... qualunque scelta e sicuramente i problemi ci sono. Quindi... Nessuno nega le difficoltà di chi non arriva alla fine, del me... alla fine del mese. Non stiamo mica dicendo questo. Stiamo dicendo che un altro tema è quello dell'immigrazione, che è un tema che deve coinvolgere tutta l'Europa, che non significa che per tutta la vita queste persone persone daremo quell'accoglienza che diamo quando arrivano perché sbarcano da situazioni di paesi in guerra, di difficoltà economiche, di povertà Sardone, molto maggiore della nostra. Adesso però devo sciogliere no, e allora, cioè ci sono procedure che sono ah, convenzioni, sì. noi siamo un paese che ha firmato una convenzione di Ginevra per la quale dobbiamo accogliere le persone che arrivano nelle situazioni in cui Ma stanno arrivando. Ma tutti questi pensionati che fottiamo, questi giovani Ma a, a cui non fottiamo. diamo un futuro, che cazzo di convenzione abbiamo firmato per fottere tutta sta gente, visto che abbiamo firmato le altre convenzioni, per fottere i pensionati e i giovani, che convenzione abbiamo firmato? Ma per fottere non abbiamo confirmato niente, abbiamo trovato un paese disperato e oh. stiamo Intervenendo con un governo che ci mette le risorse che riesce a trovare faticosamente oh. e le sta mettendo perché questo può fare un governo che poi la ricaduta non sia immediata perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Io lo capisco e capisco quindi la sofferenza sì, di chi, chi fatica a arrivare alla fine del mese. Ma non si quando mi siedo ma qua. Ma non si può dire che allora l'immigrato va riesce... invece no, ammazzato ma, ma, ma. Ma o mandato detto? indietro. Perché quello sta arrivando, sta Io soffrendo. Stavo facendo e ha capito che è riuscita a di dire. Ha, ha capito che è riuscito a dire l'unica frase della trasmissione che si è capita stasera Bene. proprio grazie al fatto che io sono venuto qua e grazie. ho abbassato il livello, e lei ha parlato come io capisco e ho capito quello che ha detto. Benissimo. Oh, ecco, Mi fa Sardone, ma la questione è molto semplice, io non dico che, Su che, ha che detto gli immigrati vanno presi, ammazzati. Ma neanche ciò che lo dice nessuno sta dicendo questo, si parla di priorità. Se è vero, come è vero che stiamo attraversando un momento di crisi economica, se sono veri i dati sulla disoccupazione allo stesso tempo dobbiamo pensare che bisogna dare delle priorità. Io le priorità le darei prima di tutto a questi italiani, quelli che si sono visti nel, nel servizio, gli anziani che non arrivano alla fine del mese, che sono costretti è chiaro, ad andare... Ho capito, è chiaro a rota che ha capito cosa sto facendo io, io. ho capito oh. ho capito che è molto più facile ragionare e esprimersi a slogan per carpire consenso Dall'opposizione che essere al governo e risolvere i problemi perché voglio dire: il partito della Sardone come il partito del Ciocca Io sono stati al governo. Lei è con maledettamente Ciocca. complicato risolvere i problemi. È molto più facile dire al cittadino che sta dall'altra parte di una televisione le cose che vuole sentirsi dire perché sono dei problemi veri. Nessuno sta derubricando. Scusa, però adesso voglio dire: c'è anche un po' di rispetto nel parlare visto che gli altri sono rispettosi e ascoltano magari varrebbe lo stesso no? anche se uno arriva dalla periferia e, ma è, e magari non ma... ha perfetto allora sto parlando io e quindi avrei il piacere di esprimere un, un concetto e un bene, ragionamento è e il concetto e il ragionamento che c'è un problema drammatico che sono i pensionati che non ce la fanno andare avanti ed è un tema che va risolto questo governo che ha ereditato problemi passati, sta cercando di fare qualcosa. Io, fra l'altro, non sono al governo, non sono in Parlamento, però devo prendere atto dei numeri. E i numeri sono quelli non dati dal politico di turno che viene a predicare per slogan. Ma sono quelli dell'Istat che dice che rispetto al meno 1,5 di 15 mesi fa c'è un più 0,9%. Quindi è un trend di a crescere. C'è un IPS che dice che la disoccupazione per poco e bisogna lavorare ancora molto, c'è un trend che è diminuito. C'è un ABI, istituto bancario, che dice che il... È stato un aumento del 92% dei mutui perché vuol dire che qualcosa si è messo in moto. È sufficiente? È sufficiente? Non è sufficiente. Ciocca. Però rispetto al trend negativo che c'era anche con i partiti di prima mi e dei governi ciocca. di prima, qualcosa è stato fatto. mi dispiace perché penso eh che sia politica no, politica sempre tutto. Scusate, inquadrate, rotta cioè, e ciocca. Voglio sentire no, no, tutti e due sì, assieme. Cioè, È tutto. Penso ma non, che non la facciamo neanche un bene alla politica perché poi che... il cittadino dall'altra parte quando, pensa che c'è sempre il gioco delle parti e slogan. Provo a dire la politica che in questo momento governa infatti, il paese infatti. è presa a far slide infatti, infatti. e a scrivere eh, libri e sì. è lontano dal mondo reale, perché dire che la situazione è migliorata, perdonatemi, io giovedì prossimo ricevo cinque crisi aziendali come Presidente di Commissione Lavoro in Regione Lombardia e le crisi occupazionali ah, che a fatto. Angelò ti fermo siccome è un, certo tema, quindi, è un tema delicato. Reale, un, attimo, certo. un attimo di pubblicità che devo recuperare un, un ritardo. E ripartiamo da queste crisi aziendali, devo anche la parola alla Sardone. Non vorrei che il mio aver usato aggettivi per la Sardone l'abbia eh, spenta perché erano complimenti. No, no. Era, io, chiunque parli che si capisce persino il Buon Bassetti. Non, per me, non dico niente, non posso parlare me... con questo. Loro fanno politica da una parte, loro fanno politica dall'altra e non risolviamo mai i problemi. E abbiamo un fanfarone a fare il presidente del Consiglio perché sempre domani nel 2016 andiamo avanti. Nel 2017, nel 2018 è un fanfarone basta, e basta, è un bugiardo. Va bene, questa era la tua opinione. Sì, la mia opinione, Occhio, ti, ti, e ti la mia opinione ho... è anche non solo mia. Sì, ma io ti ho detto sempre quella cosa lì. Sì. Qual è la cosa che ti dico sempre? Occhio che ti viene l'infarto. No, l'infarto, occhio. Non, non, ti venuto, non te non la, non la prendere venuto, per. Ho già cambiato anche una valvola, campo fino a 83 anni, cosa volete ancora di più? dei problemi non ce ne sono. Eh, allora, allora, eh, allora ma, senti, dare. ma non ti, Andà, fa, non ti arrabbiare paura. per Renzi, no, che no, io, non ne vale la non, pena. Ma io non, non, no, sì. non mi arrabbio se mi tolgo una pensione, perché vado dal signor Amato che prende 90.000, 90.000 euro al mese. Dai, la io l'ammazzo la No, non si stanno stanno dice. No, non si dice. Ovviamente. Ovviamente Bassetti diceva in senso figurato. Certo, certo, certo non posso mica dire, non dire questa dire che cosa. No, in senso eh, figurato. Certo. Ecco Bassetti, dobbiamo chiedere scusa perché non è che si può dire queste cose qua liberamente, che c'è già, già troppa gente che va a dire in giro ammazzo e poi lo fa davvero, e non è il tuo caso, e che sono quei bastardi che ci sono in giro che ammazzano le persone, quindi non si ammazza nessuno, era in senso ma figo, si, si fa per, per dire, ecco che vado a ammazzare, eh, eh, per dire, allora, ma, prendi... sì, ma me davanti. lo fai venire a metterli in sì, eh. sì, faccia, allora, <ride> pubblicità va <ride> che è meglio. Allora, Bassetti che giocava col presepe e mi diceva dov'è il, il bambinello. Il bambinello lo vieni a mettere, lo, lo vieni a mettere tu a Natale. Sì, certo. Ti aspetto a Natale, eh, così mi hai coperto anche il presepe, no, non le becchi neanche una di inquadratura. Eh. Eh, fai, fai che inquadrano il presepe. E eh, vabbè, a una certa età bisogna essere più. fa suo vecchietto, eh lo so, un vecchietto, lavora ancora, però Eh vai. No, a Natale vieni a metterlo tu il, il presepe. Allora ciò che stava dicendo a proposito di Natale e di Natale amaro, quindi cambiatemi anche il titolo su, su quelli che mangiano e non mangiano, stavo è dicendo, delle crisi aziendali. Stavo dicendo che il mondo reale, che ovviamente non sta dentro l'abiro di chi scrive libri, ma sta in chi tutti i giorni si misura con le aziende e con i lavoratori in crisi, purtroppo il mondo reale dimostra che le crisi occupazionali sono in aumento. Quindi vuol dire che i provvedimenti del governo Renzi non stanno dando buoni frutti. Questo è l'elemento eh, principale. Tornando invece alle risorse che dicevamo prima. Però, andato... scusa, ridammi, ridatemi il tabellone iniziale, perché per essere concreti prendo due spunti da qua. Questi pensionati che percepiscono 1000 euro al mese, che sono la metà dei pensionati italiani, che gli diciamo? questi giovani di 30 anni che forse forse solo forse andranno in pensione a 75 anni che gli diciamo che sono in mano a una banda di mentecatti che non risolverà no, Roberto, mai il problema noi diciamo che oggi c'è un governo che fa la scelta di mettere Ma voi siete meglio di questi? Oggi c'è un governo. voi Ro siete meglio Roberto, di... oggi c'è un governo. meglio di questi. La que risposta è risp... sì e poi ti dico il sì, perché. perché. La risposta cioè, è sì, e ma... poi ti dico il perché. Il governo attuale Renzi mette 3 miliardi di euro per i clandestini che sono molto meno dei cittadini italiani e abbiamo sentito stasera 600 milioni, quindi manca un miliardo, 600 milioni invece per i bisogni degli italiani, quindi vuol dire che il governo Renzi investe per sostituire i cittadini italiani con altri cittadini del mondo, questa è l'operazione. Regione Lombardia invece con reddito. La regione Lombardia, con reddito, con, Vabbè, regione Lombardia con reddito lombardo invece investe su chi risiede in Lombardia da almeno dieci anni, questa è la differenza, noi mettiamo i soldi per chi risiede in Lombardia, il governo Renzi invece mette i soldi per chi arriva, allora, io arriva chiedevo, da clandestino nel nostro paese, Diana, è la loro prima. sono meglio di questi. No, loro non sono meglio di queste, soprattutto perché siamo arrivati a questa situazione, quelle aziende stanno adesso in crisi, non certo perché da un anno c'è il governo Renzi, ma perché negli anni non ci sono stati sviluppi industriali reali. Però basta con questa bugia. Cioè dal 2006 ad oggi. Il Partito Democratico è stato in maggioranza e, ha governato dal 2006 ad oggi, ha governato sei anni su nove. Quindi basta questa bugia di dire siamo arrivati adesso. Sei anni su nove, dal 2006 ad oggi ha governato il Partito Democratico, basta con questa bugia. Non ero molto brava in, in matematica, come, non lei. dice. Non, cioè non, non, non ero molto brava in, ma molto in matematica. Lei. Mi lei. una cosa Ma non è brava. In in matematica perché se interrompo io sono male educate? Quando interrompono questi due, tutte le volte che io interrompo. Invece loro sono educati, io non lo capisco. Sono maleducati Attica. anche loro, perché io un concetto volevo dire, il secondo anzi che, che provo allora. a esporre è questo quella dell'Istat è ma una stima e le informo Sardone, che il 4 eh. di dicembre la Repubblica, non certo il Giornale eh. Libero ha fatto un articolo nel quale diceva eh. che l'Istat prevede, eh. perché è una previsione eh. che il, eh, il PIL aumenti dello 0,7 non 0,9, le informo eh, che è la metà, perché eh, la metà. Di rispetto alla media Del dell'aumento dei paesi dell'Unione Europea eh, che è più 1,5 no, da no, 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 no non, non metà, entro non entro non entro sono nel... stata zitta l'ho fatta parlare per la... 5 minuti e infatti è stata fa... zitta e doveva no, continuare mi fa... a star zitta perché quando ha detto parola, perché so perché ha dimenticato perché lei dice i numeri perché, e io gli faccio vedere che non è in i numeri no scusi, ma non sto no, sto parlando di i sardone mi ha detto 0,9 pronto lo dice a sua sorella mi ha detto 0,9 mi no. sto parlando quando lei, quando lei è intervenuta è quando lei è intervenuta quando lei è intervenuta i dati che dà Renzi sulle 2006. con i dati reali no io Repubblica sono intervenuto che nei numeri 0, non è vero è vero o no che ha detto più 0,9 quando smette di staranziare ma mi scusi farlo. ma staranzierà lei o sua madre o sua sorella mi scusi io quando no lei detto ha detto più 0,9 aumento Istat l'ha detto no che... lei informo che bugia un... ha detto una bugia degli spettatori Era perché la stima dell'Istat è più 0,7 No, Stiamo metà, stavo dicendo me che non è così. Adesso mio 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 volevo mio far parlare ma Rota. Ma... Non, so non è detto che non è brava in matematica quando lei ha detto, dimenticandosi sì. che dal 2001 al 2006 c'era il centrodestra e la Lega al governo, ma giustamente, ma giustamente, ma giustamente, appunto, dimenticando che c'è stato anche un 2001-2006, perché anche quelli Vabbè, è stata allora una legislatura. Ragione, va bene, ha ragione, ragione ma infatti, stavo dicendo, stavo dicendo che non è brava a contare perché dal 2006 al 2015 è vero che sono nove anni, ma quando lei dice che sono stati sei anni al governo del centrosinistra, non, non è vero. Era sei, il la ha detto sei anni su nove e le sì, dico perché vuol togliere Monti dovrebbe, dovrebbe Allora il se mi lascia Letta, parlare è vero che dal 2006 al 2008 c'è stato il centro-sinistra due anni, poi ci oh. sono stati quattro anni di centrodestra, poi gli altri ma governi sono stati ma sostenuti. Che conti fa? Ma, ma che fa? conta? No, 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 allora, allora, lei è Monti, giovane no, no, e da un altro ambiente, forno, ma no, io c'ero nella scorsa legislatura, no, quando è arrivato Monti, è stato il governo con no. i voti del Partito Democratico perfetto, e di Forza Italia, perfetto, del PDS cioè, gli unici che hanno votato contro il governo Monti sono l'Italia no. dei Valori quindi il sottoscritto che era in aula è votato 2008, e, 2008 contro, Prodi. e Lega monti, lei, il suo e partito Nando Nando ha sostenuto Monti ragazzi, ha sostenuto Letta, il suo partito anni, e monti ha sostenuto anno, anche Renzi all'inizio quindi Ma mi scusi, questo è un dato Prodi oggettivo questo è un dato <ride> oggettivo scusate Ragione, Mentre questi anni, danno i mani, numeri, io no, gli, chiedevo, 22 su 9. Ragione, gli chiedevo solo anni, di rispondere sì, su ai certo. pensionati cioè, e facendo. ai giovani che non migliorare. hanno prospettiva. Torniamo dopo la pausa. È eh, Bassetti, vai, Bassetti. Vai, vai, vai. Certo. Eh. Allora, eccoci qua. Eh, dai, che devo correre, che poi devo fare le porcherie. Eh? Le porcherie della settimana, la mia rubrica. Pronto? Buonasera. Come si Pronto? chiama? Come si chiama signora? Sono Fausta Fausta. Perché ha preso in mano il telefono e ci ha chiamati? Perché volevo dire un po' di cose. Dai, forza allora, dai, che è in diretta. Allora, eh, volevo dire per gli emigrati, non è che siamo noi. <coughs> Eh, e sono loro che rovinano il lavoro per gli italiani perché si, si, loro si accontentano di lavorare per 2,50 euro all'ora e gli italiani le lasciano fuori e fanno lavorare loro per primo. Secondo voglio dire già una cosa che non c'entra niente stasera però volevo dire che si fa tanto mh, si lava la bocca il nostro presidente lì del oddio mi sono, sono un po' agitata. Vabbè Renzi <ride> eh, no Renzi, Mattarello. oddio, parla la Ma... difesa eh, Alfano, eh, al, no. Alfano esatto, che continuerà la bocca si siamo di qui, siamo di là. Io volevo ricordare che se anche all'Expo eh, a Roma poi si vogliono questi, lo fanno anche do, in un momento o all'altro. Posso fanno quello dire che la stessa cosa? Io ieri sera non mi ricordo che ora a casa ero sul divano, che sono tornato tardi, che ho fatto dalla vostra parte a Savona, accendo, sono tornato con la nebbia e tutto, accendo e ho visto la faccia di Alfano che mi è venuto proprio... Eh, oh. no, esatto. E ho sentito che diceva andata bene qua, è andata bene. Ho pensato la stessa cosa che mi sta dicendo lei adesso. Ho detto "Ma questo qua gli è andata di culo e si vanta pure". Ma no, ma non hanno ancora capito lì al governo che se loro vogliono, ah, questi qui vogliono prendere. Anche secondo me lo sa. Ho pensato la fa. stessa cosa e questa roba qua si chiama sfidare la sorte. Forse abbiamo seguito No, perché cosa penso io? Eh? da ignorante. Dica eh, penso che qui lasciano, no, no, lasciano stare l'Italia fino a quando non sono entrati ancora di più, a molti di più di questi qui, di questi, qui, delle, questi che fanno questi disastri, sì. quando poi saranno arrivati tutti quelli che vogliono arrivare, allora cominceranno a perdere anche l'Italia. Guardi, può essere, una teoria. Parlo, eh. può essere una teoria, signora, sta di fatto che tutti quelli che vogliono arrivare arrivano, e su questo certo. non ci piove. Signora, io la ringrazio tanto, eh. buonasera, anche la signora si è fatta la serata guardando un pezzo di Alfano, guarda che ci roviniamo con le nostre mani. Vorrei uno alla volta qui davanti, a partire da Ciocca, mi ridate la tabella, perché siccome fate su un casino tremendo e non si capisce niente, mi ridate la tabella e mi devi dire una cosa a queste persone che sono eh, metà dei pensionati che hanno meno di 1000 euro al mese e con questi soldi devono aiutare anche i figli e, ai giovani i trentenni che andranno in pensione a 75 anni, che cavolo gli dici guardando in telecamera, in un minuto. Ma ne dico una per i pensionati. Dal primo di dicembre, Regione Lombardia, con reddito di cittadinanza lombarda, mette a disposizione poco, ma 400 euro al mese per 12 mesi, per chi ha meno di 10.000 euro. Quindi, per quel signore che abbiamo visto prima, almeno una risposta concreta Regione Lombardia la dà, che dal primo dicembre. Ai giovani! Ai giovani quello che posso dire è... Guarda che comunque non, non ti sto prendendo in no, giro, è una no. risposta concreta questa che hai dato perché è un provvedimento che si fa con i nostri soldi e Maroni però ha deciso i nostri soldi di usarli in questo modo, quindi è una roba concreta. Su, giovani. Sui giovani bisogna cercare intanto di non farli scappare, i nostri giovani. Quindi la prima operazione, noi abbiamo fatto una legge che si chiama legge 11, è quella di comprare i brevetti dei nostri giovani e con quei brevetti fare imprese in Italia. I brevetti dei giovani i lombardi oggi vengono comprati dagli americani. Va bene, anche per chi non brevetta niente ed è un semplice giovane, per di, bene che ha voglia di fare. dietro un brevetto, Roberto, ci sta tanta possibilità occupazionale. Hai risposto, eh. grazie. Rota dell'Italia dei Valori, pensionati e giovani, proprio in un minuto. Ma che sono delle cose che non stanno né in cielo né in terra, bisogna dare una mano, a me non interessa se la Lega è governata dal centrodestra se ha stabilito di dare questi soldi Ben venga, perché bisogna essere anche onesti e io credo che sia una buona cosa, credo però che al, al contempo il governo attuale stia facendo comunque delle buone cose per rilanciare, per dare una mano. Grazie Sardone di Forza Italia, così vi capisco di più, vi, vi tiro via da quel contesto in cui litigate e poter... dai su questo già ha risposto ciò che vado sul secondo, che è quello della mia, della mia generazione, cioè quelli che andranno in pensione se va bene a 75 anni di età. Beh, innanzitutto bisognerebbe dividere l'IMS che non può fare assistenza. Cioè tutto il welfare non può basarsi sull'IMS. L'Inps deve essere semplicemente dedicato alle pensioni, altrimenti facciamo una bella cosa, diamo il l'ordo in busta paga alle persone e le persone decideranno di farsi la propria pensione. Punto fine della storia, molto semplice. Diana De Marchi, un messaggio per tutti e due che dopo devo fare le porcherie. Ah, si chiama eh, Le porcherie, no, le fate eh, voi ma le racconto io. Va bene. Allora, per i giovani io quello che vedo è che l'intervento che si è fatto col Jobs Act ha aiutato ragazzi e ragazze a trovare lavoro ed è sicuramente poco, però è un incentivo perché togliendo i contributi a chi assume effettivamente si è creata la possibilità per questi ragazzi di trovare lavoro. I dati lo dimostrano, sono pochi ancora, però è un inizio che io credo vada Vai sostenuto fortemente. e Invece sui pensionati obiettivamente bisogna intervenire perché sicuramente. Siete no, cavolo. perché nelle priorità, che è vero che ci sono, sono state fatte delle scelte che hanno favorito l'ingresso dei giovani. Ora bisogna occuparsi fortemente. Io pure sarei d'accordo su un reddito di cittadinanza, però credo che il sostegno alla povertà e quindi questi 600 mila euro possano essere poi distribuiti per aiutare. Grazie, torna ad accomodarti Bassetti, guarda non c'è più tempo perché dopo la pubblicità mi di, mi lasciami dire una cosa. E come posso io resistere non non mio, a un esatto. anziano che mi ha Allora, supplica. io consiglio solo una cosa, perché queste qui sono tutte fafaronate e non faranno mai niente. Dico ai giovani di fare un'assicurazione per garantirsi la loro, la loro pensione. Certo, Basta. ma i soldi dove cavolo li prendono? Quel poco che prendono, anche 100 euro e così via, vanno fondo. sempre bene per pagare l'assicurazione. Io tassano, con mia figlia del 1988 ho fatto una cosa, 1200, poi 100 al mese, alla fine si è trovato 65 milioni, va bene? Ok, quindi fare un po' le formichine perché certo. non puoi aspettare lo Stato. Grazie anche Bassetti, grazie a tutti gli ospiti. Dopo la pubblicità, le porcherie della settimana. Restate. Le porcherie? Eh Sì, eh. sono qui anche io. Stai qua anche tu? Va bene, stai qua anche tu. Dopo la pubblicità.